Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò la febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. La folla lo cercava e voleva trattenerlo, perché Gesù guariva i malati e gli indemoniati. La giornata di Gesù è instancabile e tutta protesa per gli altri e il loro bene. Arrivato nella casa di Pietro, guarisce la suocera che inizia a servirli. A Gesù portano gli infermi, i malati, gli indemoniati, i quali riconoscono in lui il Figlio di Dio. Siamo ammirati del lavoro instancabile del Signore, la sua cura per ogni persona. Tuttavia Gesù non approfitta della sua fama e del suo successo per mettere radice. È consapevole che l'annuncio del regno va oltre i confini. È necessario che io annunci la buona notizia del regno. Oggi proviamo a costruire e a vivere la nostra giornata come quella di Gesù. Anch'io, come discepolo e apostolo, sono chiamato ad annunciare il suo regno, compiendo gesto di carità, lottando contro il maligno e il male, vivendo la logica dell'andare avanti e del cercare le persone che hanno bisogno, superando la comodità e la gratificazione del momento. In questo cammino di apostolato e di evangelizzazione siamo chiamati, come suggeriva Paolo nella prima lettura, a scegliere: vuoi essere un uomo o donna carnale o spirituale? L'essere carnali o neonati in Cristo comporta uno stile tutto suo, alimenta invidie, discordie, soprattutto accentua l'appartenenza all'uno o all'altro apostolo. Paolo ribadisce che uno solo è il Maestro e il Signore, tutti gli altri sono servi, sono collaboratori. Questa parola me prete mi ricorda che la vigna del Signore è sua, Lui è il Maestro, Lui è colui che semina, che fa crescere e miete. Noi siamo semplici servitori e collaboratori della sua opera. Quante volte mi dimentico che Lui è il vero protagonista dell'evangelizzazione e che io sono suo umile collaboratore. Facciamo nostre le parole del Salmo 32. L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. È in Lui che gioisce il nostro cuore. Nel suo santo nome noi confidiamo.